Ciao cari amici e benvenuti, vi ho già spiegato in un altro video le differenze principali tra Kaby Lake e Coffee Lake, i nuovi processori Intel di ottava generazione. Ora è il momento di andare a vedere i risultati dei test. Ho testato il processore di punta, il Core i7-8700K, sia nei giochi che nelle applicazioni di produttività e professionali, sia in alcuni test scientifici, e l'ho messo a diretto confronto con il top di gamma Kaby Lake, quindi della generazione precedente, vale a dire il Core i7-7700K. Vi ricordo che le principali differenze tra questi due processori sono il numero di core, che passa da 4 del Kaby Lake a 6 del Coffee Lake, che considerando poi l'hyperthreading, e quindi si passa dalla gestione di 8 fino a 12 thread. Dopodiché la seconda differenza sono le frequenze in turbo boost, che sono più elevate per Coffee Lake. In pratica il nuovo processore dovrebbe essere in grado di offrire maggiori prestazioni sia con i software ottimizzati per il multicore, appunto perché ha più core, cioè gestire più thread contemporaneamente, sia nei software che invece non sono ottimizzati, perché in condizioni di single thread le frequenze più elevate in boost dovrebbero aiutare. Nei test come riferimento ho aggiunto anche l'attuale top di gamma AMD, quindi il Ryzen 7 1800X. Quindi vi faccio vedere i test in differenti tranche in base alla specialità. Vado veloce, quindi come al solito nel caso mettete in pausa per vedere bene i risultati, dopodiché commento appunto alla fine di ogni tranche. Iniziamo con i videogiochi. Interessanti questi risultati con i videogiochi, dove vediamo il nuovo processore Intel Coffee Lake praticamente davanti in tutte le specialità. In questo caso considero che la maggior parte di questi risultati sia dovuta alle frequenze, perché sappiamo che comunque i giochi non sono ottimizzati per i multicore, e infatti vediamo come il Ryzen 1800X comunque offre prestazioni un po' inferiori rispetto ai processori Core i7, appunto perché non può avvantaggiarsi dell'elevato numero di core, e sappiamo che l'IPC di Intel è ancora, almeno per il momento con i software attuali, superiore rispetto a quello che può offrire AMD. Ora passiamo alle applicazioni di produttività e professionali. Ne ho fatte molte in realtà, ma qui ve ne mostro solamente alcune. Ho cercato di prendere le più determinanti, se no veramente erano troppi test. Vi raccomando, attenzione in questi test, perché in alcuni vale il risultato più basso, perché si calcola tendenzialmente il tempo che si impiega per effettuare quell'operazione. Dove vale appunto il valore più basso è segnato da parte al nome del test. Vediamo i risultati. In questo caso i risultati finali dipendono da più fattori, sia il numero di core che la frequenza. Tuttavia abbiamo risultati abbastanza chiari, perché vediamo come l'8700K riesce praticamente a fare meglio rispetto alla generazione precedente in praticamente tutti i test. Certo, non in tutti i software il divario è così elevato, in alcuni chiaramente la differenza è minima, e vediamo ancora una volta il processore Ryzen 7 1800X che riesce a fare meglio dei processori Intel con quei software, con quei calchi che sono ottimizzati per usare in molti thread. Queste che avete appena visto invece sono i risultati ottenuti con dei test scientifici che sono ottimizzati spesso per fare ampio uso del multicore, e infatti vediamo come i 4 thread gestiti in più dall'8700K riescono a fare anche una grande differenza rispetto a quanto può offrire il 7700K. Oltretutto, dove l'applicazione riesce a gestire più di 12 thread contemporanei, vediamo appunto spiccare il Ryzen 7 1800X, che di fatto può gestire più thread
usate rispetto alle controparti Intel. Tuttavia vediamo che nelle applicazioni che non vanno oltre 12 thread o comunque quelli che possono avvantaggiarsi sia dell'ampio dell'ampia quantità di core sia della frequenza più elevata, il 8700K riesce a fare anche meglio rispetto al Ryzen. Una battuta veloce sull'overclock prima di giungere alle conclusioni: con il Coffee Lake, in questo caso comunque l'8700K è ancora testato fino ad ora, si riesce ad andare tranquillamente sopra i 5 GHz, 5.1 GHz, e utilizzarlo con un raffreddamento normale, comunque con un buon raffreddamento ad aria o anche con un sistema a liquido non troppo avanzato. Quindi diciamo che i 5 GHz sono abbastanza alla portata di tutti. Ora tiriamo le conclusioni, cercherò come al solito di farlo in maniera molto chiara. Nei giochi l'8700K è in grado di fare meglio del 7700K, tuttavia il divario è sempre limitato. Consideriamo che per mettere appunto in risalto quelle che sono le prestazioni dei giochi derivanti dai processori, ho effettuato i test a risoluzione Full HD, ma immagino che chi acquista un prodotto del genere, un processore del genere, magari punta a risoluzioni superiori. Più si alza la risoluzione, più il divario diminuisce. Quindi se il vostro obiettivo principale è l'utilizzo con i videogiochi e avete già un 7700K, sinceramente non vi consiglio di investire soldi in questo 8700K, appunto perché nonostante sia migliore, la differenza è molto limitata. Se invece utilizzate anche altre applicazioni di produttività o applicazioni professionali, allora la situazione è differente. Soprattutto se il software che utilizzate di più è ottimizzato per fare largo uso dei thread, allora il vantaggio che potete avere va dal buono all'ottimo. In questo caso il mio consiglio è proprio valutare software per software. Considerate appunto, come detto, i software che utilizzate di più e vedete se si avvantaggia del maggior numero dei core, allora in quel caso fare questo acquisto, fare questo passaggio potrebbe avere senso. E in ogni caso, se state costruendo un nuovo PC, chiaramente ha senso optare per Coffee Lake, poiché è l'ultima tecnologia disponibile. E se avete ancora un PC con Skylake, già quando è uscito Kaby Lake magari volevate passare al nuovo processore e non l'avete fatto, in questo caso passare a Coffee Lake ha sicuramente più senso, perché offre di più rispetto a quello che è stato il passaggio da Skylake a Kaby Lake. Io vi ringrazio per avermi seguito, ragazzi, in questo video, spero che sia tutto chiaro. Vi raccomando, condividete il video, se volete parliamone qui sotto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video, ciao!